Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù. Di Bonsacco vi vogliamo presentare. Si giocano i quarti di finale di Coppa Italia a Ponzacco, Ponzacco Montegiorgio. Si parte dall'1-0 dell'andata per il Ponzacco grazie al gol di Cristian Brega, che fallì dopo 5 minuti anche un calcio di rigore. Arbitra il signor Cassella di Bra, tutto pronto per l'inizio della gara. Il Ponzacco parte sull'acceleratore, i difensori marchigiani sono costretti al doppio fallo su Granito e Doveri. Ma dopo 15 minuti Balleri serve Brega, palla per Doveri, l'assist per Tamberi che di sinistro incrocia la palla in rete. 13° minuto, Ponzacco 1, Montegiorgio 0, Federico Tamberi mette subito in discesa la partita. Per il Montegiorgio c'è solamente un risultato, quello della vittoria. Il Ponzacco però dopo 13 minuti è subito in vantaggio grazie al numero 7 Federico Tamberi. Mar subito dopo raddoppia grazie a Cristian Brega che si invola verso Tubaro, offre la palla a Granito a porta vuota, il capitano vista l'assenza di Fiale non fallisce. 26° minuto, Ponzacco 2, Montegiorgio 0 e ora per i marchigiani si fa davvero dura, tutti ad esultare sotto il magazziniere Roberto Signorini. Una partenza veramente fortissima quella della squadra ponzacchina, 400 le persone presenti al comunale di mercoledì alle ore 14.30. Doveri entra in area, il cross sul secondo palo, Corradetti anticipa di testa in corner Tamberi. Si fa vivo al 40° il Montegiorgio su un calcio di punizione, prova il tiro Biondi, ribattuto, respinge Brega, ma è un'azione confusionaria che durerà parecchi secondi, tutto rimpalli, destra, sinistra, non si riesce a liberare la palla dall'area di rigore, alla fine ci pensa Doveri a scaraventarla sul numero 11 Borraccini e palla in calcio d'angolo. Ma l'arbitro con un minuto di recupero manda tutti negli spogliatoi. Finale del primo tempo, Ponzacco 2, Montegiorgio 0. La ripresa. Un secondo tempo dove il Montegiorgio partirà fortissimo per provare a riaprire il discorso qualificazione. E dopo appena 3 minuti riapre la partita grazie al numero 11 Borracini, classe 95. Vediamo il lancio lungo per Adami, il cross in mezzo, Borracini anticipa Cappellini e Giacovelli e il Montegiorgio riapre la gara dopo 3 minuti del secondo tempo. Gli animi si surriscaldano, fallosissimi i giocatori marchigiani, special modo il numero 6 Finucci e il numero 5 Pulcini, richiamati più volte dal direttore di gara. Sull'out destro, Testoni prova il cross ma è lungo per Aldi Joan, palla che finisce fuori. Nuova palla in mezzo, Biondi cerca Corradetti, il cross però intercettato da Cappellino. Un Ponzacco che i primi 15 minuti ha avuto un po' difficoltà visto il pressing della squadra avversaria, ma poi ci pensa come sempre l'uomo di coppa Cristian Brega a rimettere tranquillità a tutto l'ambiente ponzacchino. Tamberi lavora una bella palla sulla destra, Balleri offre la palla in profondità per Bortoletti che si appoggia dietro per Cristian Brega, un tocco, il sinistro in diagonale e il Ponzacco si porta nuovamente sul 3-1 grazie a Cristian Brega, 13° gol in Coppa Italia. Ormai qualificazione sempre più al sicuro, festeggia sotto i tifosi a corsi numerosissimi anche di mercoledì alle ore 14.30, giorno lavorativo.
Doveri sfugge a Nuanze, appena entrato lo trattiene per la maglia, lanciato a rete, il signor Cassella lo espelle dopo appena un minuto e mezzo dall'ingresso in campo per l'infortunio di Pulcini. Il calcio di punizione battuto da Cristian Brega di potenza sulla barriera. Primi cambi anche per mister Lazzini, esce Tamberi dentro Pieroni, applauditissimo il numero 7 Ponzacchino, ma è proprio il neo entrato che chiuderà definitivamente la partita. Recupera a centrocampo una bella palla Pieroni, lancia sulla destra Granito, lo stop del capitano è perfetto, cross in mezzo un po' alto ma Brega anticipa di testa Tubaro. È un gioco da ragazzi per Pieroni, scaricare la palla in rete e portare il Ponzacco sul 4-1 e staccare il biglietto per la semifinale di mercoledì 19 dicembre contro l'Arzignano, ore 16 al comunale di Ponzacco. Esce anche Doveri, dentro Mattia Brondi. Ultimo cambio, dentro anche il Bevi Agostini, esce applauditissimo il capitano Jonathan Granito, vista l'influenza di Lorenzo Fiale, tenuto fuori da mister Lazzini. Senza neppure dare minuti di recupero, il signor Cassella di Bra manda tutti negli spogliatoi, finisce 4-1 per il Ponzacco, tutti a festeggiare sotto tifosi verso la semifinale di mercoledì 19 marzo a Ponzacco contro l'Arzignano.